Quanti siamo qua? Posso sedermi qua, ragazzi? Sì, i bambini fagli entrare. Lo sapevo, lo so. Come potevi saperlo? Chi te l'ha detto? L'hai indovinato. Ora ci sono avanti io. Allora, ragazzi, non avevate indovinato? Sì, avevo indovinato. Allora, cominciamo perché i signori sono curiosi. Incominciamo? Visto che so, siamo tra colleghi, vero? Che vuoi il vostro collega? Sì! Allora. Non so se è un bene, però, non è un benino. Cominciamo dalle domande fra colleghi, eh? Allora, dai, Cesare. Zero. Zero. Come zero? La tua domanda. La tua domanda. Lui aveva una curiosità. Qual era la curiosità? Non sa leggere. Vabbè, la sua curiosità era quanto sei alto? 1,89 m senza scarpe. Ecco, con le scarpe e i tacchi. 1,90 m. Eccola là. Non sono altissimo. Vabbè. Però tu sei piccolino ancora, vero? Di super. Vai, vai. Alessandro Zeggio. Sei giovane ancora. Alessandro, anche lui scoiattolino. Vai. A quanti anni hai incominciato a giocare a pallacanestro? È già finita la domanda? No. Adesso 8 anni. Credo. Che tu sei? Tu sei diventato. Allora, quanti anni avete voi? Chi è che ha 6 anni? Nessuno ha 6 anni. Tu, ecco, io ho cominciato che ero piccolo come te, anche forse più piccolo ero, perché non ero altissimo. Io sono 7 anni. Io 7. Io 5. Io 4. Io 5. Io 4. Io 5. Io 5. Io 5. Io 5. Vai, Samuele, vai. Samuele già esordiente. Dov'è? Eccolo qua. Qual è stata la tua prima squadra di basket? In che anno? Allora, la mia prima squadra di basket era il 1988, che penso che nessuno di voi non sia minimamente nato. No. Lei c'era! Noi c'eravamo. E giocavo in un paesino vicino a casa mia, vicino a Udine, che chiaramente voi non potete conoscere, che si chiama Tolmezzo, che è un paesino vicino alle montagne. Siamo vicino a Pavia. No. Udine è in Friuli, che è vicino a Pavia, che non boccio in geografia. Ma giocavi vicino a Pavia? Sì, io giocavo, hai giocato in tutta Italia. Come? Hai giocato in Pavia? Adesso non ti faccio più la mia domanda. La prossima domanda, chi è che la fa? Una donna. Eva. Ora. Canta. Eva canta. Canta. Che consiglio daresti a un bambino che inizia a giocare a basket? Allora, un consiglio che è stato dato a me quando avevo la vostra età è quello sicuramente di farlo per divertirsi, perché giocare e fare uno sport, che sia la pallacanestro o qualunque altro sport, l'importante è farlo per divertirsi. Poi, quando diventerete più grandi, scoprirete se potete farne di questo sport un lavoro o solo una passione, però adesso bisogna farlo solo per divertirsi. Vai. Allora, Matteo. Chi è Matteo? Matteo Lunghi. No. Vai Matteo. Ti diverti ancora oggi come quando eri bambino? Io mi diverto tantissimo a fare questo sport, se no non lo farei più. Proprio mi diverto ogni volta che mi alzo la mattina, non vedo l'ora di venire ad allenarmi. Ogni tanto mi arrabbio, perché fa parte dello sport arrabbiarsi. Però è una cosa che faccio ancora con tanta passione. Nonostante la mia età non mi permetta ancora tantissimi anni, però finché lo farò voglio farlo con la passione. Bravissimo. Vai Federico, dov'è? Eccolo qua davanti. Per quale squadra tifi? Di Fabi. Di Fabi da bambino. Allora, da bambino tifavo
la Snyder Udine, che era il mio paese, no? Poi sono cresciuto e mi sono innamorato di Sassari. Bello, no, ho perso ieri. E l'NBA non tifo più da quando si è ritirato Michael Jordan, non tifo più pallacanestro. Da te tifo più Chicago. Bravo. Cos'è? Michael Jordan. Tifi Chicago? No, no, non tifo più adesso. Io ho perso. Alessio. Tifava. Alessio, chi, ecco, chi era il tuo idolo da piccolo? Michael il Jordan. Mio idolo da piccolo, che poi non ero così piccolo, è stato Michael Jordan proprio quando ero piccolo, però dopo negli anni è diventato Manu Ginobili. Io so perché Mancini tira da tre. Bravo! Tira da tre, grande Cristian. Vai, allora adesso tocca a Eva, ancora un'altra domanda di Eva. A cosa hai dovuto rinunciare per il basket? Ho rinunciato a tantissimo. Ho iniziato a giocare che ero piccolo e sono andato via da casa che avevo 14 anni. E da 14 anni che vivo praticamente da solo, perché mi sono spostato a Udine, poi da Udine ho cominciato a girare tutta l'Italia. E ho rinunciato a tante cose, la famiglia la vedevo poco. Però io, nel senso, niente fidanzate, quindi ragazzi... Bravo! Niente fidanzate, Bravo! Meno male, non essere più contento. Allora... Adesso cominciamo a fare un po' di domande affari tuoi. Affari miei? Allora, avanti, Achille. Chi è? Eccolo là, lo saluto. Qual è stata la tua prima squadra da professionista? La Snyder o Udine. Quando sono andato via di casa... Sì, però da ragazzino, perché sono andato là, facevano la Serie A e l'obiettivo mio era quello di provare a giocare in Serie A e mi sono trovato lì. Posso fare una domanda? Certo. Dai, ma eri già titolare da ragazzino a Snyder Udine? Qua, nelle giovanili sì, no, con la prima squadra no, ho fatto la promozione dalla 2 alla 1 che facevo, stavo in panchina, facevo il giovane, quello che fa adesso Luca Toriani. Anche Pavanello. Sì, ecco. Esatto. Sì, adesso non mi ricordo i nomi, però ci sono più o meno quelli. Vai, Edoardo. Quante ore ti devi allenare al giorno per diventare un grande giocatore? Allora, quando ero giovane mi allenavo tanto, mi allenavo anche 6-7 ore al giorno. Mi allenavo la mattina presto prima di andare a scuola. Io non ero bene. Io mi portavo la molto... per andare a scuola. No, cattivo. Diciamo, era imposto, si allena alle 6 di mattina fino alle 7 e mezza, alle 8 si va a scuola, pomeriggio alle 3, dopo ho fatto i compiti, dalle 3 alle 5, dalle 5 alle 7. Io non faccio i compiti. Non va bene. Vai, Matteo. Dov'è Matteo? Qual è il tuo punto debole? Non lo diciamo a nessuno. Il mio punto debole? Io lo dico a tutti. Allora, la punto debole è giocare a pallacanestro o nella vita? Vuoi sapere? Punto debole secondo me è che tante volte mi arrabbio con gli avversari anche quando magari non ce n'è bisogno, però sono fatto così, mi arrabbio facilmente, poi fuori dal campo non mi arrabbio mai. Meno male, perché no. Vai, adesso Alessandro. Dov'è Alessandro? Alessandro, qua davanti, ecco. Arrabbi. Vieni. Quando non fai canestro. Sì, mi arrabbio tantissimo, ma anche allenamento. Non mi fermati mai a vedere gli allenamenti, perché è meglio che... Ti vedo. Io mi fermo. Perché io? Al mercoledì giochiamo con il bambolo. Ieri. Ah, ecco, vedi che avevo visto. Ti ho visto ieri in arresto tiro dalle sedie. Come dalle 6? Sì, poi messo la 5. Ah, perché ha messo le 6? Ah, cioè, come dalle 6 gli tiravo... Sì. Allora, Davide, vai. Secondo te è più importante vincere o perdere? O partecipare, però. Oddio, guarda, ti devo dire la verità, si gioca sempre per vincere, però a volte dall'altra parte ci sono i giocatori più bravi e bisogna dargli la mano e essere onesti che quando si perde vuol dire che gli altri erano più bravi. Però preferisco vincere, eh. Vai, Lorenzo, vai in fondo. Giochi per... In Serie C si gioca per divertimento o per lavoro? Allora, secondo me, e qui mi do una zappa nei piedi, bisognerebbe farlo solo per divertirsi. Però capita che delle società importanti, che può essere Vigevano, la stessa Pavia,
che diciamo hanno qualche soldo in più possono permettersi di prendere dei giocatori un pochettino più bravi della categoria e farli giocare per fargli fare il professionista. Riccardo, cosa hai provato alla prima partita di una squadra? Qua o nella da bambino? Qua. Qua? Beh, qua ero tranquillo perché arrivavo già da tante situazioni dove c'era tanto pubblico, però ti dico che quando a 18 anni, 17 anni, sono andato in panchina con la Serie A, mi tremavano le gambe già dallo spogliatoio. Vai, Cesare. A 2 abbiamo fatto la promozione quell'anno. No, sì, Riccardo lo legge, vai. Qual è la partita che non dimenticherai mai? Una partita che non ricordo, dimenticherò mai? Abbia vinto. Ce ne sarebbero tante, però se devo ricordarmene una, forse la partita della promozione, quando giocavo a Mantova, che arrivammo dal terremoto noi, eravamo senza palazzetto, e andiamo a giocare a Roma la finale per vincere il campionato e lo vincemmo. Forse quello fu il ricordo più bello per tutto quello che era successo. Ma il campionato italiano? No, era la Serie B per andare in B1. E tu giocavi nella Fortitudo? Io ho giocato anche nella Fortitudo. Bologna contro Mortara. No, abbiamo perso Mortara. Alberto, cosa avresti fatto se non avessi giocato a pallacanestro? Avrei fatto tante cose, penso. Però quella che mi è sempre girata nella testa ancora oggi, mi piacerebbe comprare un cane, perché ce l'ho già. Ah, pure io. Anche un cane. Ma siete bravi. Questi cani siete bravi. Io ho una tartaruga. Ma mai capito? Vabbè, dai, va bene anche io, la tartaruga. Io ho un canino. Io una macchina. Girerei il mondo col mio cane. Non farei altro. Non farei nessun lavoro, vorrei girare per il mondo. Facile. Non perché posso permettermelo, però mi piacerebbe fare questo come lavoro, girare il mondo. È divertente. Non lo so, tu l'hai fatto. Vorrei pagare. Allora, cominciamo con le domande un po' più sfacciate, va. Chi è? Vai, Ale. Chi comincia? Io. Hai mai avuto dei momenti di sconforto nei quali ti sei detto ma perché non ho fatto il postino così mi bastava centrare la buca delle lettere? No, non ho mai, no, così proprio a questo livello no, però sono state delle partite in cui ho detto oggi non faccio mai canestro veramente, proprio neanche in una vasca da bagno, però fa parte dello sport, no? Può succedere, l'importante è che lavori tutta la settimana per migliorare la domenica prossima, quello è l'obiettivo che bisogna sempre avere. Bene. Vai, Matteo. Quale gioco della... È senza senso questo. No, non è senza senso. Vai, dimmi, io ti rispondo però. Esatto. Allora, quale gioco della Play preferisci? Quale? Allora, tanto come fai a sapere che gioco con la PlayStation? Allora, hai inventato. Basket. Allora, no, giochi. Il gioco più, che mi piace di più è il gioco del calcio. Ma come? Ma dai! Ma sì. Basket! Il gioco più bello è il gioco del calcio. Ma no! Anche mio fratello è basketare, però gioca a calcio. Vedi, tuo fratello è intelligente. Bravo. Che palla mi alleno tutti i giorni. Ma alleno tutti i giorni, almeno gioco a calcio. Bravo. Uncharted. Bravi. Verena. 55 è il tuo numero preferito o te l'hanno dato a caso? Allora, te lo dico anche se è triste, però te lo dico. Tanto tempo fa un mio caro amico ha avuto un incidente stradale e per varie cose ascoltava sempre la musica della radio dispari, presente i numeri quando alzi il volume come della televisione, e gli piaceva il 55. E allora, da quella volta, ho deciso di giocare con quel numero lì tutte le volte che mi era possibile. Per questo motivo. Marco! Mi verresti a vedere quando Marco Bozzolo, vai! Mi verresti a vedere quando mi alleno? E quando ti alleni? A che ora? Alle 6:30. Ma dove? A battuta! Vabbè, adesso glielo chiediamo a Simone Bianchi, io vengo volentieri. Adesso glielo andiamo a chiedere. Vai. Allora, Cristian ha una domanda... Dov'è Cristian? No, vai, fagliela. Sei migliorato in qualche cosa da quando sei a Vigevano? Questo dovresti chiedere all'allenatore. Io penso di essere migliorato, cioè di migliorare tutti i giorni. Beh, per forza. Tutti. Perché se no, se non migliori,
non va bene. Io credo che tutti i giorni che uno entra in palestra migliora, magari poco, però migliora. Posso fare un'altra domanda? Aspetta, te la faccio fare poi, te la faccio fare. Alessandro, vai. Avresti il coraggio di sfidarmi in uno contro uno? Quando vuoi, anche con le scarpe slalom. Non il coraggio. Va bene, vai. Samuele? Cosa vuol dire davvero giocare in prima squadra Vigevano? Beh, sicuramente non è una società, cioè una prima squadra come tutte le altre, perché viene a vedere le partite la domenica, c'è tanto pubblico, quindi c'è tanta tensione, perché comunque se sbagli uno o due tiri, quelli non sono tanto tranquilli, si arrabbiano abbastanza facilmente. E tu ti arrabbi con loro perché ti arrabbi? No, io non posso arrabbiarmi con loro, no. Però nel senso non è facile. Verena. Ti piacerebbe venire una volta ad allenarti con noi? Volentieri, però non mi invitano. Chi vi allena? Lei si allena con lunedì e il mercoledì. Qui? No. Non allenate mai qua? Noi piccolini no. Gli esordienti giocano solamente. No, ok. Si allenano tutti nella palestra. Lunedì a Marazzani, mercoledì a Ramella. E non so dove sono, però. Lo portiamo. Lo veniamo a prendere. Lo veniamo a prendere, lo portiamo. Pronto, compagno, nella Bravo. Alessio, vai. Dov'è? Quali emozioni provi quando entri in campo di fronte a un pubblico così caloroso? Ma emozioni ormai non ne provo più, perché ormai ci ho fatto l'abitudine, però ogni volta che alzo la testa che li guardo, magari quando fai un canestro, ti piace molto, perché sono tutti lì che fanno della confusione per noi. No, per gli avversari non è tanto bello. Ok, l'ultima domanda, poi c'è anche Samuele che vuole fare, Cristian che vuole fare un'altra, vai Lore. Quali cori dei tifosi ti piace cantare? Ma sinceramente non li conosco i cori, perché non li sento quasi mai, in realtà quando gioco non li sento, sento solo il mio, che non me lo so neanche, non saprei neanche cantartelo, però lo sento perché mi chiamano, quindi me ne accorgo. Vai Cri. Qual è il tuo, il tuo tiro o il tuo miglioramento che vorresti potenziare al massimo per segnare sempre o per fare tanti punti? Quello non esiste secondo me migliore, però posso dirti che mi piacerebbe usare la mano destra molto meglio di come la uso. Sì. No, io tiro di sinistra, però a palleggiare non sono così bravo di destro. Che emozioni provi quando ti cantano il tuo inno? Coro. Il mio coro? Sì. Beh, diciamo che è bello sentire tanta gente che inneggia il tuo cognome o il tuo nome, perché comunque ti fa piacere. Sì, importante, sì, per loro comunque sei un giocatore importante, perché comunque tutti 10, 11, 12 quelli che siamo, siamo tutti importanti, perché tutti portiamo un mattoncino nella squadra per raggiungere l'obiettivo finale. Ma te non hai fermato per strada per tenerti da fuori? Quando giocavo in giro, sì, parecchie volte mi hanno fermato, sì, a Bologna, a Mantova, in giro per l'Italia mi hanno fermato parecchie volte, sì. Vai Lori. Ma te la prendi quando ti insultano gli avversari? Tanto. Ma come sì. Fa? Non si sente niente. Sì, no, ma però in campo magari trovi qualche avversario non è sempre molto educato, ma neanche io, Anch'io non sono sempre invece educato. Quando il pubblico non mi interessa, a parte tutte volte, però nel senso ci sta. Capita, no? In campo sì, ogni tanto ci si manda a quel paese, ma fa parte del gioco. Vai, Cri. Ti arrabbi quando chiama, tipo quando è successo a me che ti chiama un time out un minuto solamente per te? Non lo fa, ma adesso siamo troppo grandi, non lo fanno più. Adesso magari ci dicono le cose, ma non ci grida contro l'allenatore, perché ormai siamo diventati grandi, ci dice le cose da fare. Io ho 10 anni. E ogni tanto quando ero piccolo me le hanno dette anche a me, sì. A me non sei conto. Già che ci siamo. Ma sì. È migliore, guarda che sta bene. Dimmi. Hai mai schiacciato durante le partite? Quando ero giovane ce la facevo, adesso non ce la faccio più. Hai mai fatto il canestro della vittoria? Sì, tante volte. Quello è bello. Ma ne hai fatto mai uno con la Vigevano? No, non è mai servito per fortuna, perché o abbiamo vinto bene o abbiamo perso male. Quindi non è mai servito.
Vai Albert. Dicchi l'anno scorso. Quanta tensione hai? Sì, anche se va da solo. Nei tiri liberi, sì, importanti. Quelli importanti pesa tanto il pallone, sì. Cioè nel senso non è come tirare la prima azione. Devi essere molto concentrato, devi essere anche un po' più. Poi con il pubblico che ti fischia. Riccardo ce l'ha preso. Poi. Ho giocato solo 2 anni perché poi ho avuto un grosso infortunio e sono stato fuori quasi 1 anno. Vai, Gre. Mi puoi dire quanti tiri sbagli alla fine della partita? E quello dovresti chiederlo a chi fa le statistiche, che lo sanno meglio di me probabilmente quanti tiri. Se vuoi ti dico che tiro tanto però. Sì, lo so. Ah, grazie. Sì. No, pensavo che allora, grazie, dai. Che... Vai, Edo. Hai mai incontrato per strada un giocatore famoso? Io. Ne ho conosciuti tanti e ho giocato con tanti. Adesso, voi guardate l'NBA, vero? Sì, sì. A New York c'è un giocatore che... Carmelo. Giocato... No, adesso non esageriamo. Gingy. Patrick King. No. 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 Gioca, non gioca quasi mai, però Sasha Vujacic, se voi andate a vedere... Ha fatto una stagione della miseria. Lui ha giocato con me le giovanili a Udine. Sì. No, veramente. Era forte. Me l'ho preso. Era fortissimo. Era anche fortissimo via c'era uno che giocava nell'università. C'è anche uno delle mie. Ma Anderson. Non c'è più. Non posso adesso. È andato via. Perché tipo c'era una legge contro i... Che non ci possono essere più le stranieri. Ma se fossi... Se io fossi... Tu via Se fossi un americano e per questa situazione che non vanno più giocare gli americani ti arrabbi? Ma io credo che le leggi vadano rispettate, io l'assicurazione della macchina devo pagarla tutti gli anni, non è che un anno non la pago e l'anno dopo la pago, quindi se la regola dice che l'americano non può giocare non lo puoi far giocare, no? Se io ti dico che te devi andare a scuola e fare i compiti, non li fai, se non li fai hai fatto una cosa sbagliata, giusto? No, prendi la notizia. Allora, ragazzi, domande finite, vi chiediamo a Michele se vi fa l'autografo alla foto, e prima però gli regaliamo un grazie da parte di tutti i tuoi colleghi. Vabbè, facciamo una foto tutti insieme e la facciamo. La foto la facciamo, tutti davanti. Bravi. Davanti. Dai. Andate avanti voi sennò non vi si vede. Questi piccoli non li vedo. Davanti. Se no non vi vedo. Sennò quelli piccoli si possono sedere giù con te. Basti, come mettiti dietro se no non ti vedo. Ah, vuoi essere qua? Di là, Cristian, di là. Dietro, lì dove c'è Federico. E tu sei alto. Bravissimo. Ok, fate cheese. Mi faccio un po', Ok, bellissimo. Allora, adesso vi do la fotografia così gliela fate firmare a... Un fila per due! Io aspetto per ultimo, sennò si rovina. Lo firmo sotto, dimmi dove che lo firmo, così. Calma, c'è per tutti, c'è per tutti. Aiuto. Guardate, se la prendete male la rovina. Che bella firma. Firma tutti poi, sotto allora, va bene? Ok. No, perché? Chi è che ha fatto questa foto? Bella, Questa è bella. Questa non ce l'ho. Questa è lui. Te la diamo. Non ce l'ho, io veramente la no. Te l'autografiamo. Scommetto che qua ci avranno fatto fallo. Ma con tutti eravate? Dove? Ma a me mi fanno fallo tutti i giorni, tutte le volte che... Ma perché certe volte ti fai le finte. Ma non è vero, chi è che ha detto che faccio le finte? Sì, certe volte. Ma non è vero, ma mi menano davvero a me. Ma pensano perché si vuole. Ma gira dove? Ma contro chi siete? Questo qua? Ma contro chi siete? Qui! Aspetta che abbiamo perso la Valesco! Cerviano secondo me! Cerviano! Oh, Lore! Ma non c'è scrivi meglio io! Come scrivi meglio te? Ma sono meglio io! C'è poco detto, basta! Io? Sì, Guarda, un rigore. A te no, un rigore. Facciamo come lui, salutiamo.
Posso andare? Sì, potete andare. Ciao. Io vado a casa in piazza. Va bene. Da solo. Con la solitudine. Con la solitudine. Molto famoso. Una volta. Grazie. Io ti aspetto mercoledì per uno contro uno in palestra. Ma adesso non largarti tu. Guarda che io mercoledì già. Lo so. No, mercoledì uno contro uno. Guarda che ti faccio fare una brutta figura poi, eh. Io non ti faccio mica vincere. Giusto. Sì, io avanti, lo scegli te. Io non ho foto, hai fatto tutto te. No, no, no. Te Mario ha tutta la responsabilità. Dobbiamo rifargli parte. Sì, è venuta sfondata, vedi? No, adesso io faccio solo una foto con la maglietta. Senti, certo. Quando sono usciti i ragazzi te la faccio voi. Perfetto, il perfetto di mia nonna. Tra questi due, chi è? Grazie. Ma ci mancherebbe. Giusto. Guarda come sta pulendo. Cioè, anche loro. Anche mamme. Allora, adesso poi facciamo la foto con le mamme che insiste. Ah, volete, se volete la foto. Le mamme giustamente la legge uguale per tutti. Ma con la maglietta o senza? Ah, lui senza. È la. Chi è che vuole la maglietta, eh? Io. Dai. Quella, vai, allora papà. Vuoi il foglietto? Ah, aspetta, Alessandro, non vuoi buttare. Gli ultimi arrivano per primi, io entro sempre per ultimo, visto? Infatti io voglio essere. Scatta, c'è l'ultima. Ma perché non ti metti in gli allenamenti, voglio essere sempre ultimo. No, Alessandro, sempre. Adesso ho già filmato, sì. Chiamiamo le mamme, dai le mamme allora. Vai, con le mamme. Dai, mamme. Circondatelo, dai. Nel mezzo, non le tocco, mi metto così, io almeno le mani le metto giù. Mani in alto. Vabbè, no, no, no. I bambini si tolgono e questi devono lasciare fuori. È della mamma. Non fate sempre i protagonisti. Anch'io. Tu stai lì che l'hai già fatta. Adesso che tra un po' ce la facciamo fare un'altra. Aspetta, ti metti un po'. Le mamme sono le sorelle. Metti un po' di aspetta. C'è problema. Ok, fatto. Ok, grazie. Grazie, grazie. Ok, dai, due lì, vai, vai. Andate con lui, veloce. Vai, prima di qua. Aspetta che mi abbasso un po'. Oh, io faccio fatto. Ok, devo abbassarmi te. Fate il sorriso. Così. Ok, via, adesso i ragazzi. Vai, ragazzi. Date. Ma è solo che c'è un numero ignorante, c'è 20, 14, certo. 19. Vai Ricky. Io quasi il tuo, 44. Quasi. Io come quello di Mosso.